Nel primo pomeriggio caos in Viale Trastevere all'angolo con Via Saffi a Roma per la rottura di una condotta del gas. Sembra che la condotta si sia rotta dopo lo scavo per lavori di manutenzione. Antonio Scoppettuolo. Nuova fuga di gas nel centro di Roma, mentre infuria la polemica tra sindacati e l'azienda che gestisce l'erogazione del servizio. L'ultima perdita, si contano ogni giorno circa 250 segnalazioni, è avvenuta a Viale Trastevere intorno alle 14. Secondo i rilievi dei vigili del fuoco, la conduttura è stata danneggiata durante i lavori di scavo per la manutenzione. Un odore di gas che era superiore a quello che nella normalità dei lavori in corso si stava sentendo. Poi è salito il portiere dicendo: guarda che tolgono la luce in quanto c'è stata una perdita, e da quel che ho capito è un lastrone di marmo nei lavori che ha praticamente tranciato una condotta. Stiamo aspettando l'autobus, c'è una busta di gas allucinante, infatti ho detto alla mia amica di andare più giù. Non si placano le polemiche all'interno dell'azienda. Ieri sit-in e sciopero dei dipendenti di Italgas contro la riduzione da 3 a 2 turni di pronto intervento e chiamata. Si registra anche la presa di posizione del Campidoglio con l'approvazione di una mozione che impegna la prima cittadina a promuovere un tavolo di confronto con le parti sociali per evitare modifiche al piano industriale. E arriva anche la precisazione di Italgas. Il nuovo modello organizzativo migliora la tempestività degli interventi e il servizio, scrive l'azienda, senza incidere sui livelli occupazionali.